Le imprese di trasporto e i loro conducenti devono predisporre ed attuare un piano di controllo che sia adeguato ai fini di individuare, segnalare la presenza di eventuali clandestini a bordo del veicolo. Per esempio, parliamo un po' di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina vuol dire non aver controllato in maniera adeguata i veicoli o addirittura essere consapevoli, cioè sapere della presenza di clandestini a bordo. Questo si chiama reato penale di delazione. Reato di delazione, con la D, delazione. È un reato penale che prevede la carcerazione, può prevedere la carcerazione fino a 15 anni di galera. Quindi sicuramente non è solo pesanti sanzioni pecuniarie, anche sanzioni pecuniarie, ma non solo. Le imprese di autotrasporto e i loro conducenti devono predisporre, attuare un piano di controllo che sia adeguato per evitare, nella massima misura possibile, che i controlli effettuati dalle forze dell'ordine possano dare riscontri positivi. Cosa vuol dire tutta questa frase? Vuol dire devono predisporre, devono fare un piano di controllo per evitare che la polizia possa trovare dei clandestini a bordo. Quindi lo scopo è quello di controllare accuratamente l'intero veicolo prima di arrivare in dogana. Il vettore è obbligato a riprendere a bordo gli stranieri rifiutati e a ricondurli nel paese di provenienza. Questo è importante perché nel caso in cui il vettore non abbia controllato la regolarità dei documenti dei propri passeggeri, qui parliamo quindi principalmente di un trasporto di persone, ma le domande valgono anche per chi fa il trasporto merci. Nel caso in cui il vettore non abbia verificato la regolarità dei documenti, a spese sue lo deve riportare poi all'indietro. Quindi è vero. Il vettore si deve accertare che gli stranieri siano in possesso dei documenti richiesti. Quindi è vero. Il reato di favoreggiamento prevede la confisca del veicolo. Sì, anche. E anche la carcerazione. Perché questa è falsa? Perché dice non la carcerazione. In mancanza di prove inconfutabili, vuol dire prove certe, che sia stato fatto il possibile per non agevolare il trasporto di clandestini, l'impresa può essere sanzionata in maniera estremamente pesante, sia penalmente che amministrativamente. Vero? Ricordiamoci che un reato di immigrazione clandestina va a carico sia dell'impresa sia dell'autista. Ovviamente se parliamo di responsabilità penale è a carico di entrambi. Se parliamo di una revoca dell'autorizzazione a carico dell'impresa. Se parlasse di revoca della patente è a carico dell'autista. Quindi dobbiamo ragionare un attimino sulle domande. Allora, il conducente, ma non l'impresa, può essere sanzionato. Falso, perché la sanzione è a carico sia del conducente sia anche dell'impresa. Solo il conducente può essere sanzionato, quindi falso. Quindi soffermiamoci bene a leggere le domande. Il vantaggio del video è quello che voi potete fermare il video da poter leggere attentamente le domande. In mancanza di prove inconfutabili, vuol dire prove sicure, prove certe, il conducente può essere sanzionato, giusto? Quella di prima era sbagliata perché diceva solo il conducente. Invece qua mi dice il conducente può essere sanzionato, certo. Il vettore può essere sanzionato anche lui, quindi sì. Vettore vuol dire impresa di trasporto. Prevede sanzioni, pesanti sanzioni solo a carico del conducente, quindi falso. Le norme che gli autotrasportatori sono tenuti a rispettare sono contenute in patti bilaterali. No, non c'è un patto bilaterale, ma sono delle regole internazionali.
quindi non è un patto bilaterale. In caso di reiterate, vuol dire ripetute infrazioni, può essere disposta sospensione o revoca dell'autorizzazione. Quindi parliamo di revocare l'autorizzazione, quindi al vettore, cioè all'impresa. Se avesse parlato di sospensione o revoca della patente, avrebbe parlato di autista. Oltre alle sanzioni penali, quindi possono essere fino a 15 anni di galera, chi agevola l'ingresso illegale di stranieri, può essere disposta anche la confisca del veicolo. Certo, la confisca del veicolo per vedere se è stato costruito un sottofondo, quindi è stato adattato il veicolo proprio per agevolare l'ingresso dei clandestini. Le norme italiane puniscono severamente coloro che compiono attività dirette a favorire l'ingresso illegale. Se il vettore, ecco, leggiamolo attentamente questo, il vettore riferisce, quindi dice alle autorità di frontiera della presenza di stranieri, cioè nel senso che lui ha sentito dei rumori a bordo del veicolo e quindi lo riferisce, lo dice, rischia di incorrere nel reato di delazione. No, reato di delazione cosa vuol dire? Reato penale di immigrazione clandestina. Sì, ho capito, ma se lui lo riferisce, quindi se lui lo dice, non ha questo reato. Anche vettori, vettore vuol dire impresa di trasporto, è ritenuto responsabile se ha organizzato, permesso, anche semplicemente se era a conoscenza, se sapeva di questo trasporto illegale, chiaramente anche lui è responsabile. Quindi ricordiamoci che l'immigrazione clandestina è un reato penale di delazione. E abbiamo parlato di possibilità di revocare l'autorizzazione al vettore o revocare la patente all'autista. Invece la reclusione può essere a carico sia dell'autista sia del vettore. Reclusione e pesante sanzione amministrativa. Norme italiane prevedono sanzioni per i clandestini, ma non per coloro che abbiano favorito l'ingresso, no, anzi, diciamo, sicuramente la responsabilità maggiore è colui che ha favorito l'ingresso. Il controllo dei mezzi e delle cose trasportate, se soggetti a speciale regime doganale, non possono essere controllati. Assolutamente falso. Cioè, nel senso che sicuramente la polizia può in qualsiasi momento verificare l'interno del veicolo. Gli agenti di pubblica sicurezza possono procedere ai controlli dei mezzi, delle cose trasportate, anche se fosse. Cosa vuol dire soggetto a speciale regime doganale? Per esempio se il cassone è chiuso, sigillato, per esempio se viaggia in regime di TIR, allora in questo caso però comunque la polizia può tranquillamente aprire il cassone. Poi rimette i sigilli, però chiaramente è autorizzata a procedere ai controlli. Le norme che gli autotrasportatori sono tenuti a rispettare, ecco anche qua attenzione, consigliano al vettore di riferire alle autorità. Quindi noi parliamo di un consiglio o parliamo di un obbligo? Quindi dobbiamo proprio con calma leggere attentamente parola per parola. Quindi valutare il significato di ogni parola. Basta una parola per rendere sbagliata la domanda. Per esempio, qua dice ti consiglia al vettore di riferire. Non è un consiglio, ma è assolutamente un obbligo.